De Magistris, ex magistrato, europarlamentare, presidente della Commissione europea per il controllo sui bilanci. Partirei proprio dall'Europa. Il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale ha espresso la raccomandazione, indirizzata proprio alla classe politica, di garantire anche nel lungo termine la continuazione degli investimenti nell'istruzione e nella formazione. In Italia la scuola pubblica ha già subito dei tagli preoccupanti. Non le sembra che la politica sull'istruzione sia, per giunta con largo anticipo, in questo caso in senso negativo, in contrasto proprio con le raccomandazioni europee? Sì, ma non c'è dubbio. Noi abbiamo da un lato due riflessioni vanno fatte. Da un lato è un disegno politico che tende alla privatizzazione del sapere e allo smantellamento della scuola pubblica. Questo serve per consolidare il submodello culturale che sta portando avanti il berlusconismo. Quindi la scuola pubblica che garantisce pluralismo, istruzione pubblica, una riflessione, uno spirito critico, un pensiero libero, deve essere sostituito da una privatizzazione del sapere modellata ovviamente su un sistema di potere marcio e molto autoritario. Quindi da un lato c'è questo disegno che tende a smantellare scuola pubblica, istruzione, università, ricerca. Dall'altro bisogna dire che è esclusivamente un fatto di volontà politica la circostanza che si tolgano fondi alla scuola pubblica. Non è vero il momento di crisi economico-finanziaria debba necessariamente pesare sulla scuola pubblica, è un problema di volontà politica e di dove allocare le risorse all'interno dei bilanci. Le faccio un esempio se parliamo di Europa e di Italia. Noi abbiamo tagli all'istruzione, alla ricerca e all'università, mentre allo stesso tempo abbiamo miliardi di euro che vengono destinati alla formazione professionale, quella formazione professionale che serve a molto poco, cioè i cosiddetti poi corsi di formazione professionale fantasma, nei quali ruotano politici, imprenditori, faccendieri e qua, che col pretesto in realtà della formazione alla fine creano dei corsi vuoti, se servono solamente delle scatole per fare soldi. E spesso in questi intrecci c'è anche una parte del mondo universitario, una parte di persone che fanno interessi. Quindi questo non è un qualcosa che cade dal cielo, che debba essere privatizzata l'istruzione o tolti i fondi. C'è una volontà politica tesa a togliere i soldi, smantellare la scuola pubblica e spesso togliere i soldi anche un pretesto per poi dire vedi il pubblico non funziona, allora lo dobbiamo riformare. È un po' quello che fanno con la sicurezza, dicono che non funziona perché non danno la benzina alle forze dell'ordine, i processi e la giustizia non danno i soldi e poi dicono che non funziona. È un disegno che punta allo smantellamento del nostro paese e alla distruzione di tutto ciò che di pubblico è rimasto. L'Italia pare una repubblica fondata sul cemento. Si continua a cementificare e a consumare suolo sapendo bene che la quota di invenduto e degli immobili liberi è elevatissima. La contraddizione è evidente, ma la contraddizione diventa un pericoloso circolo vizioso nel momento in cui la direzione investigativa antimafia denuncia infiltrazioni mafiose nel tessuto produttivo anche nelle regioni del nord, con particolare riferimento al settore dell'edilizia. Come se ne esce da questo circolo vizioso e cosa possono fare i cittadini? Ma il nostro è un paese curioso, in un momento di crisi economico-finanziaria si fa il piano casa, giustificando la ripresa dell'economia attraverso l'aumento delle volumetrie, le cubature edilizie. In realtà questo non mette in moto assolutamente l'economia, ma aumenta semplicemente la cementificazione selvaggia distruggendo l'ambiente. Un paese serio non fa un aumento di volumetria, che poi spesso diventa anche la causa di disastri ambientali come accade nel nostro paese, dovrebbe fare per esempio un grande piano di ristrutturazione edilizia. Si mette comunque in moto l'economia e si mettono a norma interi edifici privati e pubblici che, come ci dice la Protezione Civile, non sono a norma per quanto riguarda il rischio sismico. Un'altra cosa per esempio è quello di fare un grande piano di inserimento del solare negli edifici preesistenti e negli edifici in costruzione. Il problema è molto serio sotto il profilo del crimine organizzato, perché
la mafia imprenditrice è molto inserita nel tutto il ciclo del cemento, che va dal movimento terra, gli inerti, il calcestruzzo, il cemento. E quello che è grave è che la mafia imprenditrice ovviamente offre dei servizi a costi bassi, perché ovviamente ha l'interesse di fare il profitto, non di dare un prodotto di qualità. Nell'abbassare i costi, negli appalti pubblici spesso li vince, perché la politica non pone un argine a questo, anzi spesso collude col crimine organizzato, e poi accade che la mafia imprenditrice, quando realizza ospedali, ponti e costruzioni, li fa a modo suo, cioè per guadagnare non mette cemento, oppure mette poco cemento e molta sabbia. Poi accade che viene un terremoto, come magari all'Aquila, un terremoto di media intensità, e un ospedale realizzato nel 2001 crolla. Quindi questo è un tema molto importante, le mafie riciclano una parte considerevole del denaro sporco proprio nel ciclo dell'edilizia, nella cementificazione, e questo non avviene ovviamente solo nel sud del paese, ma avviene in tutta Italia. Un cittadino che vede delle società che da un momento all'altro hanno capacità di investimento notevolissima sul territorio e anche abbastanza in modo anomalo, cosa può fare per contrastare eventuali infiltrazioni? Ma io credo che il cittadino debba avere l'obbligo di vigilanza democratica, deve presidiare il territorio, deve presidiare le proprie comunità. Credo che sia importante denunciare i fatti di cementificazione selvaggia quando viene costruito in violazione delle normative urbanistiche, oppure anche denunciare quando vengono fatti piani regolatori non conformi a legge, quando ci sono speculazioni sui terreni, quando dei terreni che diventano improvvisamente edificabili quando prima non lo erano. Insomma, aspetta la politica, aspetta i partiti, aspetta ovviamente alle istituzioni, polizia, magistratura, prevenire e reprimere reati, ma aspetta anche ai cittadini difendere il territorio, che è di tutti, non è solamente di una parte del paese.